Bentrovati a Corner. Questa sera cercheremo di scandagliare ancora di più quanto accaduto ieri sera durante una partita emozionantissima, con tantissimi episodi, con un'alternanza di emozioni davvero impressionante. Alla fine il Catania ha portato a casa la Coppa Italia, probabilmente contro ogni pronostico, almeno per la vigilia. Allora noi, prima di iniziare e conoscere anche chi sono gli ospiti che avete già intravisto comunque nella inquadratura larga, rivediamo la partita, la rivisitiamo in questo montaggio di Ottavio Longo. Rosa all'interno dell'area di rigore con una riga, poi con il gol della Padova, con una topica della Catania. Calcio di rigore, credo che sia stato un fallo di Dani. Eh sì, la rincorsa di Di Carmine che comincia proprio in questo istante. Il gol del Catania, salvo Di Carmine, ci vuole e si rimette in piedi la gara. Grandissimo gol di Ciccinelli! Che gol di Ciccinelli! Che gol! Cosimo Chirico, lui che ha il piedino fatato da quella bandierina, Chirico lo batte col sinistro, sarà un calcio d'angolo ad uscire con 4 maglie, 5 adesso rosso azzurre, 6 all'interno della rigore, Chirico, incredibile, gol del Catania, il gol del Catania, il gol che mette il pallone in fondo al sacco. Che giocata di Chirico, ragazzi, che pallone, l'ho messo veramente così eccezionale, fortissimo, messa dentro, sono andato a calcio. Il Catania e adesso il Padova se la devono giocare ai tempi supplementari. Sarda, il controllo di Arisarda, buona la giocata di Quaini, poi la possibilità di Massura, possiamo cercare di trovare la profondità evitando i calci di rigore, ancora una volta Quaini la mette morbida al centro dell'area. Guarda che succede lì, vieni con noi, venite con noi, Costantino! Ce la portiamo a casa! Sentite, questa è una coppa un po' di tutti, sembra quasi una frase fatta, invece è così, e forse è quello il messaggio che va mandato dell'Unione.
Abbiamo raccontato questa partita, come Bravissimo, detto, Ottavio. grazie Ottavio, che ci ha fatto Bravissimo, bravo, rivivere le emozioni più forti. Do il benvenuto e ringrazio per essere con noi stasera Angelo Micale. Buonasera a voi. Grazie ad Angelo Patanè. Buonasera e grazie a questa emittente che da 30 anni, anzi 35, mi dà la possibilità di condividere enormi emozioni, perché quella di ieri che ho condiviso insieme a tutti voi in questa mia famiglia allargata, che è quella che state vedendo qui al mio fianco, e con tutti i telespettatori che ieri ci hanno seguito, è stata probabilmente una delle partite più emozionanti che ho mai potuto raccontare nella terza età. No, privalo, privalo. Buonasera ad Alessandro Vagliesindi, Buonasera. che stasera pagherà pegno. A proposito, scusami Angelo, Sì, però direttore, so subito. che questo. No, subito no. Io mi sono munito di un accessorio Sì? importante, anche uno specchietto per consentire a Alessandro di potersi guardare, Ogni promessa è debito. ci sono due Tutto in promesse, diretta due, questo. assolutamente sì, ci sono due promesse. Questa è una che insomma, e poi alla fine esaudiremo, e poi l'altra che riguarda invece. Il tuo giubbotto, Angelo, Mio ma che giubbotto, fine ha fatto? mio giubbotto è finito. Ti dico una cosa fantastica: di ieri, il giubbotto in tintoria. Non ho considerato che la tintoria il giorno di chiusura era proprio quello di ieri. Quindi vado a ritirare il giubbotto, la tintoria è Come? chiusa. La signora non te lo restituirà più No, perché è un cimelio. ma dico pure che c'è un'altra scommessa che va pagata, ed è quella che. Dove sono lì? Rivolgo a Ciccio Rapisarda, perché Ciccio Rapisarda, alla fine di una puntata importante qui a Corner, davanti a Ma tutti subito, non abbiamo ancora neanche presentato, c'era anche Michele, ma completato il questa, giro. è giusto che queste cose le diciamo per contorno. Ciccio Rapisarda, quando gli abbiamo detto, gli abbiamo fatto una profezia, noi andiamo a vincere la Coppa Italia, lui in quel momento ha detto magari se vinciamo la Coppa Italia siete tutti ospiti a cena mia. Benissimo. Quindi, quelli che siamo qua stasera, più qualcun altro che Carlo Breve, col quale ho condiviso questo bel racconto, siamo ospiti da casa di Ciccio Benissimo, Rapisarda. grazie ad Angelo Patanè. Finiamo questo giro di presentazione, andiamo da Naomi. Buonasera Naomi. Buonasera, buonasera Angelo, anzi a tutti gli angeli in studio. Ma che io volevo dire a me che seduto su questa sedia avrei visto la vittoria della Coppa Italia del Catania. E come sempre, soprattutto stasera, aspettiamo tutti i vostri messaggi. E allora vado anche a salutare i cugini. Buonasera cugini. Ciao Angelo, noi come vedi Buonasera a tutti. abbiamo preso con totale indifferenza la Sì, vittoria della tutto molto Coppa Italia. sobrio. Marco Stuppa. Ok, Ok, perfetto, dai, ok, ci ci siamo. siamo. Tra l'altro noi ci eravamo preparati, Davide, ci eravamo preparati per Sì, se Vagliasindi. Patanè non ci pensava, avevamo noi il tagliabarba per Vagliasindi. Eravamo pronti. Quindi Non poteva organizzatissimi. scappare. Non poteva Mi volete scappare. uccidere, Benissimo. Bene, d'accordo. Grazie, allora torneremo da voi fra non molto. E allora direi di cominciare subito la nostra discussione. Vado da Angelo Micale, perché ho detto subito in apertura, probabilmente contro ogni pronostico, il Catania ieri ha vinto la Coppa Italia. E se mi permettete, vorrei aggiungere un fatto: probabilmente quel gol segnato dal Padova in apertura di partita ha cambiato con ogni probabilità l'inerzia della stessa gara. Ah, certamente il calcio è uno sport eccezionale, come lo sono tanti altri sport, ma il calcio probabilmente in maniera particolare. Perché neanche la buonanima di Hitchcock poteva disegnare una partita con quegli artefici, no? Perché qua è tutto particolare, qua è particolare il momento in cui si segna. Chi segna? Perché va a segnare soprattutto il gol più importante, con mia grandissima soddisfazione, perché reputo che alcune critiche nei confronti di Costantino siano un po' ingiustificate per certi versi, ma che vada a segnare proprio lui e che il migliore in campo fosse Marsura, proprio è un disegno incredibile. Non avevo calcolato una cosa che mi ha emozionato in maniera particolare, che è stato, io ho assistito a tante premiazioni nella mia vita, e c'è sempre una canzone che è We Are the Champions dei Queen. Immaginarla vedendo le maglie del Catania, ragazzi, mi ha fatto veramente impressione, perché è una cosa che non avrei probabilmente mai immaginato. Invece è accaduto, magari con una coppa, chiamiamola minore, però ha un valore particolarissimo anche in funzione del fatto che non c'era il pubblico. È tutto stranissimo ed è tutto all'interno di una stagione che è molto più strana rispetto a quanto non si possa immaginare. Dove a questo punto mi aspetto veramente di tutto. Speriamo
in bene. Ma mi aspetto veramente di tutto. Mi aspetto. Il calcio forse è bello legarmi al pensiero di Angelo, perché volevo fare una considerazione tra virgolette provocatoria. E se l'assenza di pubblico sia stata per alcuni giocatori sotto pressione una liberazione, mi spiego: Costantino, Marsura, Celli, giocatori finiti velocemente nel mirino della critica, che probabilmente avvertivano e avvertono in un massimino a pieno regime questa responsabilità, questa pressione. Può darsi che il fatto che ieri gli spalti fossero vuoti ha alleggerito il carico emotivo di questi ragazzi, questi tre in particolare, facendoli esprimere su un livello molto più alto del solito? Tutto è possibile, però c'è qualcosa che non funziona, perché le gambe dei giocatori del Catania giravano a una velocità impressionante rispetto alle precedenti partite, e qui il pubblico non c'entra nulla. In realtà, chissà, può darsi che veramente la preparazione del professore Petralia si cominci a fare sentire, e lo vedremo soprattutto a distanza fra pochissimi giorni, perché già domenica ci sarà un'altra partita che è importante, se non più importante, di quella di Coppa Italia. Dove il Francavilla avrà 3 giorni di vantaggio e meno 120 minuti sulle gambe. Che non è poco, che non è poco. Su un campo sintetico, peraltro. Un campo sintetico. Abbiamo visto una prestazione atletica. Ecco, questa è veramente inaspettata, proprio nessuno si aspettava una prestazione atletica di questo tipo con una squadra che soprattutto nei tempi supplementari ha dato il massimo. Poi c'è questa cosa incredibile, ma poi ne parleremo anche dopo, che questa squadra nelle partite secche sembra che proprio sia nata per disputare questo tipo di... il che potrebbe deporre bene in caso di playoff, no? Ci stiamo allontanando un po' troppo. Calma, Alessandro. Con quel residuo di voce che mi rimane dopo i 120 minuti di ieri, però devo dirti, secondo me, due cose assolutamente significative. Questo è il Catania delle contraddizioni, lo abbiamo sempre detto, è il Catania degli strappi. E la partita di ieri in realtà provocatoriamente smentisce tutte quelle voci relative alla mancanza di preparazione atletica, all'incidenza delle pressioni, alle rimonte. E questo significa invece che quando a volte alcuni giocatori vogliono giocare al calcio e vogliono ricordare di avere avuto esperienze nel calcio importante, ricordiamoci che qui sono arrivati i giocatori che hanno fatto quasi tutti la Serie B, no? Chi la Serie A, e ovviamente non penso che spaventi un massimino da 20.000 o 25.000 persone, spaventa il fatto che probabilmente dietro l'alibi di mancanza di preparazione, pressione ambientale, scelte dell'allenatore, chi prima, chi dopo, chi durante, chi in mezzo, qualcuno l'abbia preso per così ipotesi scusante. E invece quando c'è da giocare la partita e quando c'è da giocare una partita con una posta in palio importantissima, questi cominciano a giocare e giocano per 120 minuti e dando davvero l'incredibile a tutto quello che abbiamo visto fino a 4 giorni prima. Perché quello che è, chiamiamolo così, felicemente sconcertante, felicemente per la vittoria, spero che non continui ad esserlo tra 4 giorni, è che questa squadra 4 giorni fa sembrava a terra di preparazione, sembrava a terra di motivazioni, e invece riesce a tirare fuori una prestazione che Michele ha detto un film di Ichigo. Qui ci sono praticamente tutti i più grandi maghi e giallisti del mondo, perché vai sotto, devi rimontare di un gol, vai sotto di un gol al terzo minuto, no, tonfi praticamente nel vuoto più assoluto in uno stadio che non ti può sorreggere se non i 1500 bambini sui quali parleremo, perché anche quello può essere stato uno degli argomenti di stimolo, Angelo, di stimolo prepartita, perché a volte, ti ricordi quando parlavamo a volte di Lo Monaco, le sue provocazioni che a volte facevano bene, a volte facevano gli autogol? E Alessandra Bianchi, che è l'amministratore delegato del Padova, secondo me ha commesso un autogol incredibile. Quando ha saputo dei 1500 bambini, ha detto che sostanzialmente sì, è bello il calcio virtuoso, è bello che ci siano i bambini, insomma, frasi e circostanze lì, però è un peccato che non ci siano i bambini di Padova a tifare Padova. Spero che i bambini di Catania
tifino per tutte e due le squadre e confidiamo in un comportamento virtuoso dei ragazzi catanesi e dei loro accompagnatori. Adesso, se adesso vogliamo davvero mafiosizzare anche i ragazzini di 10 anni, 11 anni, farli diventare piccoli delinquenti e raccontare anche in maniera pubblica, consegnare queste speranze, sono le speranze che hanno fatto indignare non solo il Catania, ma anche la Federazione, la Lega Pro, che ha ricordato all'amministratore delegato che fatti analoghi sono accaduti anche a Padova nella precedente stagione, quando hanno messo a disposizione lo stadio non provvisto per i seggiolini, anche per i bambini. E ha detto che insomma non erano 1500 bambini più 1500 accompagnatori, ma sarebbero stati 1500 bambini delle scuole calcio. Allora apriamo tutto lo stadio. Con due accompagnatori per ogni scuola calcio. Adesso, se tutto fa brodo, Angelo, nel brodo di ieri il risultato è stato davvero eccezionale. Io penso che come risultato fra poco arriva la pubblicità. No, arriva subito la pubblicità. Andiamo subito in pubblicità, ci ritroviamo fra pochissimo e poi i primi messaggi. Torniamo in studio, qualche messaggio, dico qualche messaggio perché c'è WhatsApp down, si dice tecnicamente in questo modo, allora stiamo cercando di fare... Quindi anche tuo cugino che oggi mi ha fermato al tribunale di Catania dicendo che un tuo cugino che ti voleva salutare, gli ho detto gli mandi un messaggio a Gagliano stasera e evidentemente non riuscirà a contattare. No, non riusciamo neanche a trasmetterli da questo studio alla stanza accanto alla regia, allora facciamo come facevamo alla vecchia maniera. Però un messaggio mi è arrivato. Un messaggio ti è arrivato. Appena ce l'abbiamo pronto, una risposta tra ad un messaggio. Tra un po'. Andiamo da Naomi, leggiamo quello che siamo riusciti a prendere attraverso i messaggi tradizionali, non attraverso WhatsApp. Gli SMS. Zuckerberg, sì. Datti una mossa perché senza di te io non sono niente qui dentro, non cosa fare senza WhatsApp. Comunque qualche messaggio siamo arrivati a reperirlo. Scrivono la resurrezione, finalmente un Catania catanisi. Continuiamo e crediamoci. Forza ragazzi, grande Catania ci ha fatto sognare. Tanti saluti. Grande Catania, bellissimo regalo per i miei 46 anni, sempre solo Forza Catania. Complimenti, un bel Catania, che emozione, un grande Catania, grande gioia, scrive Emanuele D'Agella, ma che bello, ogni tanto è bello leggere anche questi messaggi. Buonasera, grazie alla società, allo staff, a tutti i giocatori che finalmente hanno lottato fino alla fine e ci hanno regalato questa gioia. Spero che la squadra prenda fiducia per fare un finale di campionato migliore possibile e chissà. E con questo chissà ti restituisco di nuovo la linea, Gagliano. Allora, adesso cosa volevi dire tu? No, volevo dire che... ovviamente una trasmissione seguita, sì. E ci seguono anche i giocatori. Ora Ciccio sapeva perfettamente, Ciccio Ravisarda sapeva perfettamente che noi non ci saremmo dimenticati questo invito a cena, anche perché quella trasmissione fu foriera anche di una serie di polemiche, perché parlammo di tattica, di calcio, non l'abbiamo fatto in maniera intelligente come venivamo dopo la partita colpicerno, in maniera intelligente, ti ricordi? Cercando di analizzare i momenti, e lui è stato sempre un paladino del gruppo, un paladino della squadra, un paladino della società, e quindi fu poi uno strascico dietro le quinte, non con Ravisarda, ma quasi così indirettamente, però all'uscita fuori onda, quella promessa, dietro quella che poteva sembrare una provocazione, era la mia visione, ma gli ho detto che secondo me avremmo vinto la Coppa Italia, portò Ravisarda a invitarci tutti quanti, quindi regia, montaggio, Ottavio, Noemi e Naomi, tutte e due insieme, i cugini, tutti siamo ospiti di Ciccio Ravisarda. A casa sua? Ma no, siamo al ristorante, lui deve andare, però poi andiamo a casa sua e andiamo a festeggiare. Però ma cosa ti ha risposto? E mi ha risposto, non so se Ottavio e la regia è riuscito anche a... Le difficoltà sono anche di trasmissione. Anche di trasmissione, da uno studio all'altro. Mi ha risposto Leggi cosa ti ha risposto. Ovviamente che andremo, sperava che... Che ce lo fossimo dimenticati. Cioè, non dimentico le promesse, speravo che... E invece non ce lo siamo dimenticati. Benissimo. Ce la siamo legata al dito, questa cosa. E la forchetta più. E l'anno prossimo vogliamo anche la maglietta del Catania, sarà la prima maglietta amicale che tu riuscirai a vedere, e anche io, con lo scudetto tricolore,
che è un'altra di quelle cose che sembrano stupidaggini, però non lo però Ciccio Ravisarda è il primo giocatore della storia del Catania che alza da capitano un trofeo nazionale. Catanese, fra l'altro. Assolutamente. Catanese, fra quindi, allora, è nella storia Ciccio Ravisarda. Io vorrei sentire le parole di Pellegrina ieri sera proprio a caldo con il nostro Marco Carli. Sentiamo Pellegrina. Ancora non ci credo che noi abbiamo vinto questa coppa. Noi abbiamo lavorato duro per oggi. Forza Catania! E siamo grandi, siamo forti, però Catania se la merita questa coppa, perché è un sonno, è stato da tanti anni e oggi è arrivato. Questa coppa è per Catania, per voi, per i nostri tifosi. Vi voglio bene a tanti, a tutti. Il bene è... L'affetto del presidente del Catania per i tifosi rossazzurri, oggi c'erano i bambini che hanno esultato insieme a voi, ragazzi e le giovanili, non c'era il grande pubblico ma lo ritroverete nelle prossime circostanze. Oggi è stata una giornata emozionata per me perché a non vedere i tifosi qua, per avere questa coppa, per avere questa vittoria, veramente il cuore ce l'ho un poco, sono emozionato, però Catania... E la seconda coppa e ci sono tante coppe di venere. So, ci sono tante giornate dove noi facciamo questa vittoria assieme, ma fare i bravi, ma essere onesti per quello che facciamo. E, noi come Catania ne facciamo conoscere tutto il mondo. Attenzione, no, una comunicazione di servizio, magari se la regia sui monitor di servizio ci danno, diciamo, il ritorno anche, lo diciamo in diretta, di quello che accade proprio nel ritorno d'onda. Ecco. Mi sembra che volevi il traduttore di Bellina. No, traduttore non c'è bisogno perché lo capiamo molto bene. Vorrei tornare di nuovo da Naomi perché so che ci sono dei messaggi, semplici messaggi SMS, così stiamo lavorando stasera, niente WhatsApp almeno. Mi sento vintage con questi messaggi SMS, sono un po' retro. No, leggevo un messaggio perché questa cosa non me la ricordo. Scrivono: c'era una voce che diceva Padanè nudo centrocampo se vincevamo la Coppa Italia. Questa voce, e questa voce io mi dissocio da questa voce e spero non sia vera. È una voce censurata. Poi aspettano tutti quanti, io compresa, il momento del taglio delle basette di Vegliasindi. Adesso Vegliasindi taglia le basette. Ma se andiamo in Serie B, che fate? Vogliamo un'altra promessa, scrive Johnny. Intanto, attenzione, perché sta stagione può succedere qualsiasi cosa, quindi occhio con le promesse, ve lo dico. Il prossimo candidato è Gagliano. Che deve fare? Che deve fare ancora Gagliano? Un pegno gli faremo a proposito pagare. Scrivono: bentornato Catania, ora nadivittemu per playoff, scrive Elio da Vizzini. Poi buonasera, ieri super serata, grande vittoria, stasera super serata con corner, quindi anziché chiudere la trasmissione alle 22 la prolunghiamo alle 23, scrive Gennaro che si occupa dei tempi supplementari anche noi. Cerchiamo di chiudere prima dei tempi supplementari. Fra poco torniamo da te, fra non molto. Il numero lo vedete, in questo momento non c'è WhatsApp perché pare che abbia delle difficoltà il notissimo ma sarà una cosa pazzesca social. In questo lo possiamo dire, cioè, qui ci sono due in questo studio che non hanno WhatsApp, cioè due uomini della generazione io Alpha. Io vivo benissimo. Della generazione Alpha che non hanno WhatsApp, sono Gagliano e Vagliasini. Stiamo benissimo. E mai lo avrò, te lo posso assicurare. Sono pazzesca, d'accordo. Michele si è convertito soltanto post pensione, cioè deve andare in pensione. No, poco prima di andare in pensione. Poco prima. Ma io non ho mai capito, Plastico, ma comunque cosa ti interessa oggi? No, no, è così. Allora, Padanè. E che non mandiamo WhatsApp, c'erano... Però facciamo sentire la voce dei tifosi. Siamo andati oggi in giro per la città, in realtà siamo stati in Piazza Calalberto, al mercato, alla fiera, e vediamo cosa ci hanno detto. Dopo 78 anni un trofeo lo meritavamo. Ho visto la partita del Catania, ma l'ho vista nel posto sbagliato, perché l'ho vista sul divano. E hanno saputo giocare, speriamo il campionato che giocheranno sempre così. E dopo un anno che abbiamo sofferto, una gioia ci voleva comunque. Dopo tanta sofferenza abbiamo avuto una bella soddisfazione, abbiamo preso un trofeo. Catania c'è! E finalmente questa gioia che ci hanno dato la squadra a tutti i tifosi catanesi. Peccato che non c'era la presenza dei 20.000. Ci crediamo ai playoff a questo punto, però devono essere loro i giocatori. Magari cercare di stringere un po' i tempi e di essere più coerenti con se stessi. Vincono la Coppa Italia, ma siamo quasi gli ultimi. Perciò
Non si possono impegnare solo in una cosa, si devono impegnare in tutte e due cose. Bella partita, peccato che è stata a porte chiuse, però abbiamo tifato, abbiamo vinto. Prima coppa, contenti così va bene. La puttana è mia, la puttana. E sembra un mio colore, e sembra un mio colore, ragazzi. O Serie C, o Serie A, e sembra il tuo colore. O vinciamo, a faccia del Meriosso. Bene, allora, visto che stiamo in tema, c'è un po' di allegria, no? Allora vorrei andare dai cugini per... ecco qua il messaggio di Ciccio, eccolo qua. Ecco, siamo riusciti, pagherò molto volentieri, speravo vi fosse dimenticato, in realtà non è così. Ciccio, scegliamo noi il ristorante, ovviamente. Mamma mia. Tu ci dai la carta di credito illimitata e poi tutto il resto siamo ci pensiamo. Allora, dicevo... C'è un momento di allegria, poi dopo cerchiamo di analizzare anche la partita. Angelo, anche... abbiamo fatto andare una trasmissione di molto sciolti. Un'annata di tensioni, montagne russe, di depressione. Ogni tanto allora voglio fare un passaggio dei cugini per due quotidiani, poi torniamo fra poco da voi. Intanto due quotidiani. Amico, noi volevamo anche rassicurare Ciccio che non verranno tutti i cugini che sono all'incirca una trentina, ma solo un paio. I ristretti, proprio quelli ristretti. Sì, giusto un paio. Cominciamo con il chianchiere dello sport, che è in titolo a 34 colonne. Un Catania che a Malia si porta la Coppa Italia. Ah. Il Catania vince il suo primo trofeo della storia rimontando 4-2 il Padova ai tempi supplementari. Zeoli analizza la gara coi veneti. Vincere a Catania ha un sapore diverso, non perché domani chiunque mi offrirà qualcosa da mangiare, ma perché qui le emozioni nel bene e nel male vengono quintuplicate, e forse anche di più. L'allenatore del Padova Torrente. L'allenatore padovano non si è presentato ai microfoni nel post partita per un improvviso e scottante bruciore alle natiche dopo il triplice fischio finale. Come si suol dire, ciabambao. Esatto, sì, più o meno sì. Ripercorriamo quello che avete detto voi. La D del Padova Bianchi si sente parte lesa. Confidiamo in un comportamento virtuoso dei ragazzi catanesi e dei loro accompagnatori. C'era molta preoccupazione da parte del dirigente Patavino per la presenza dei ragazzini sugli spalti. Secondo l'AD, i bambini avrebbero potuto provocare tafferugli durante il gioco a chiappa chiappa, intonare cori offensivi nei confronti della maestre o, ancor peggio, lanciare delle bollicine di sapone dagli spalti. L'ottimo prefetto di Padova le fa eco. Il servizio d'ordine doveva sequestrare le scarpe agli accompagnatori per evitarne il lancio verso i ragazzini qualora si fossero comportati male. Sarebbero potute anche arrivare in campo, sono cose che possono capitare nelle menti dei padovani. Ma passiamo alla partita. Marsura e Costantino, eroi di Coppa. Nella teca adiacente a quella che ospiterà la Coppa Italia, ne sarà posizionata un'altra contenente la riproduzione a grandezza naturale del ginocchio e della coscia di Marsura. A fianco adesso vi sarà anche la testa di Costantino, che riprodurrà l'esatta espressione del calciatore durante il colpo di testa che va al suo vittorio e trofeo. Vediamo lì l'espressione di Costantino durante il colpo di testa. Sì, sì. Esatto. Prossimo quotidiano. Che ha disorientato il marcatore. Ha disorientato. Passiamo invece al resto del librino. Questo è il librino che intitola La gioia è troppa, ne buttiamo una coppa. Il Catania vince e conquista una coppa che mi fa ricreare tutti quanti. Il primo trofeo della storia porta la firma di Di Cammine su rigore, di Cicirelli con un moscio di gol, di Massura formato Neymar ammiscato con Russotto e di un Costantino tornato al gol al momento giusto. Capitarra Pisarda alza la colpa al cielo e ci fa precipitare tutti a saltare in atto. Ci siamo tutti precipitati a saltare in atto dopo il triplice fischio finale. Le interviste post gara. Rapisarda, primo capitano ad alzare al cielo una coppa, troppo pazzesco, ho ancora le carni arizzate. Ora in campionato dobbiamo tornare a essere la Ferrari dell'anno scorso, perché attualmente pareva un autobus dell'AMT. Si riprenderanno, esatto. Dai, siamo fiduciosi. Cicirelli, il rigore è netto, d'altronde in Veneto sono abituati ad alzare il gomito. Vero. Il gol è stato molto bello, non capisco perché tutti dicono che è mosci il gol. Non ha capito bene come la storia. La rivincita di Grella. Dopo le innumerevoli critiche ricevute, ecco in esclusiva una foto dei sassolini di Grella che si è tolta le scarpe a fine partita. E questi in foto solo in una scarpa. Esatto. Sì, esatto, solo la scarpa destra, quello che vediamo. In edicola col resto del librino. Il solito regalo. Il regalo originale ricetta su come cucinare l'osso a cosale. Un piatto prelibato da servire intappandolo da farci di igiisce dai sconfitte altrui. Bello, saporito. Chiudiamo con la... con la chiosa, la classica chiosa, il direttore Pittero. Come può tagliare un trofeo del genere. Ci sta, ci sta.
Quindi noi riprendiamo dopo, perché ci rivediamo, dopo. Fra un poco torniamo da voi, intanto torniamo alla partita. Alessandro, abbiamo isolato tre episodi. Intanto quello del intanto ci sono state polemiche a parte del Padova per la direzione arbitrale. Intanto andiamo a vedere su cosa puntano l'indice. Vediamo il calcio di rigore. Allenatore e dirigenti del Padova. Vediamo un po' di potere. Eccolo qui. Calcio di rigore, Cicerelli, questo braccio di Perrotta. Adesso leggermente staccato dal corpo, Nicolini non ha esitazioni e fischia il calcio di rigore. Io ho qualche dubbio, sinceramente. Comunque, sì, ben venga. Però no? Voglio dire una cosa prima che vanno avanti le immagini. Adesso tu si bloccano le immagini. C'è il VAR. Ricordare comunque, che in questo caso c'è la VAR, certo. Non è neanche intervenuta, nel senso che hanno giudicato corretta l'interpretazione dell'arbitro, quindi non lo prendo tutto il rigore, ma qualche dubbio mi rimane. Probabilmente, sai, Alessandro, l'unico dubbio che ho su questo tiro, su questa deviazione del braccio, è che la palla andava verso la porta e quindi incontra il braccio. Ma tra l'altro questo gomito non mi sembra attaccato al corpo. No, non è attaccato al corpo. Se non è attaccato al corpo, allora è calcio. Siccome il tiro era diretto. Posso dire una cosa, Alessandro? Sì. Non è per aperto me, proprio il braccio, però non per è me aperto. Voglio dire, ostacolo la traiettoria del... Ma non solo, il giocatore lo va proprio a cercare il pallone in quel momento. Sugli sviluppi di quella traiettoria, il giocatore che alza il gomito e rischia... diciamo quella colpa cosciente. Questo, se non l'avesse dato, non avremmo detto che era, che era uno scandalo. Ne hanno dati contro al Catania in milioni di circostanze. Questo è il primo, diciamo, degli episodi. Certo. Ce n'è un altro di episodio contestato, che è il gol annullato. Esatto, annullato di Liguori. Vediamo un po' se riusciamo questo a vedere. È fallo nettissimo di Valente su Boà. L'anomalia è che Nicolini lascia proseguire. Non è un'anomalia. Ieri, voi naturalmente non potevate sentire, hanno dato una spiegazione perché hanno parlato con l'arbitro prima della partita. L'arbitro ha spiegato che proprio c'è in questo momento una regola che dice che loro devono fare completare l'azione e dopo intervengono. Eccolo qua, guarda, eccolo qui. No, ma, quindi lui ha fatto completare l'azione. Ma qual è il senso? Il senso è che la VAR potrebbe comunque in quel caso poi dire se l'azione era corretta o no. Okay. In questo senso. È con l'utilizzo della VAR che funziona questo tipo di ragionamento. Qui siamo tutti concordi che il fallo è nettissimo, tutta la vita. Vediamo il prossimo episodio che viene contestato in qualche modo. Vabbè, qua proprio. Però, cioè. Ma qualcuno ha detto, anzi, l'allenatore ha detto Torrente che questo non era un fallo di espulsione. Si poteva scassare una caviglia, come era il fallo di espulsione. Cioè, Welbeck all'andata, giusto? Welbeck all'andata è stato espulso per una gamba molto alta, ma sicuramente. Ma meno pericolosa di questo, che comunque non ha attinto il giocatore in faccia. Questo gli poteva rompere una caviglia, veramente. E questo è uno dei casi probabilmente. Questo giocatore è il figlio di un famoso dirigente del Catania. È un treno anche lui. Esatto. È un treno anche lui. Un treno famoso Delli Carri. Questo è il figlio di Delli Carri, che comunque ha avuto, diciamo, il gesto suo è stato molto importante. Da questo punto decisivo, direi. Perché decisivo. Ci ha permesso di giocare poi una partita in 11 contro 10. In prima classe. Anche. Altra cosa incredibile, precedente partita, il Catania in 11 contro 10 non è riuscito a combinare nulla. Stavolta? Questa volta ha sfruttato perfettamente la superiorità. Sono tornati i messaggi. Sì, stanno tornando i messaggi, un po' a singhiozzo, però stiamo riabilitando. Fino a un certo punto sono state due partite speculari, quella dell'andata e quella del ritorno, tutte e due condizionate da due gol realizzati alla squadra di casa, un gol realizzato alla squadra avversaria, poi un giocatore espulso dall'uno all'altro lato, tutte e due volte su richiami del VAR. Ed è uno dei motivi per cui il VAR può intervenire, o la VAR, ma io preferisco il maschile, anche se so che è più corretto in questo caso il femminile, ma così l'intervento del VAR può essere è autorizzato proprio in questi casi, non nel caso in cui l'arbitro non veda soltanto o interpreti l'azione regolare dell'avversario come giallo, ma solo ed esclusivamente quando vi è un caso da rosso diretto. A quel punto il caso da rosso diretto, che è stato valutato giallo all'arbitro, addirittura non visto, legittima il VAR
o la VAR ad andare ad interferire con il direttore di gara, richiamarlo al monitor e fargli vedere. E vai a fare la tua valutazione. Abbiamo accettato correttamente l'interpretazione di Padova e questa va accettata, mi sembra ancora anche più. L'interpretazione di ieri sera, Alessandro. Io ritengo invece che nell'economia della serie... C'è una cosa importante, sì. Se dicono se andiamo in B, Patanè e Michale sono disposti a indossare il parrucchino? Un bel parrucchino ci sta, reale. Sono disposto a mettermi anche i capelli di Peter Frampton, di Frampton Comes Alive. D'accordo, io nel 2002 ho indossato una parrucca rasta per una così pizza in spiaggia e allora indosserò anche quella parrucca. Si può fare. Allora, nell'economia della serie, credo che il gol di Monaco all'andata sia stato decisivo, sì, perché se il Catania avesse perso 2-0, non credo proprio che... la Coppa sarebbe arrivata ai piedi dell'Etna. Sì. Allora, abbiamo fatto anche una cosa carina con le immagini, ripercorriamo adesso il cammino del Catania. Se andiamo in B, Gagliano si scarica WhatsApp. C'è un'altra promessa che ti chiedono, Gagliano: se andiamo in B, sa fare Radigna. No, questo no. Posso fare un taglio un po' più, diciamo. È più facile che Patanè vada in Turchia. Allora, ragazzi, dico, abbiamo ripercorso il cammino del Catania in Coppa Italia. C'è una grafica. Prima vediamo la grafica. C'è una grafica, e poi vediamo i gol, però li commentiamo, li vediamo assieme. Sì, sì. Così li possiamo rivedere anche con anche grande... perché ci sono tre gestioni tecniche in tutte queste partite. Allora, vediamo la grafica del cammino del Catania. Del Catania in Coppa Italia. Adesso chiedo a Gaetano Marano di favorirci la grafica. Diamo il tempo, perché chiaramente non era previsto di chiamare adesso questa pagina. Vabbè, vediamo intanto il filmato. Sì, sì. Allora, se abbiamo il filmato pronto, possiamo anche insieme lo commentiamo dallo studio. E quindi, diciamo, partiamo con le immagini che ci fanno da tappeto, se possibile, chiaramente, perché sono sbloccati nel frattempo i WhatsApp, ma siamo bloccati, capisco che forse ci può essere qualche problema di carattere anche tecnico. Posso dirti una cosa nel frattempo abbiamo un attimo, possiamo vedere. Oggi sono stato invitato, eravate stati invitati anche voi, ma ovviamente avevate degli altri e pregressi impegni, a Paternò. Devi sapere che Paternò ha una vita parallela un po' a quella del Catania. Loro sono più bravi in campionato perché sono secondi, ma anche loro, dopo aver vinto la Coppa regionale, adesso si devono andare a giocare proprio in virtù della partita disputata, che era oggi la semifinale proprio a Paternò. Hanno vinto con il risultato di 2-0, una partita che è pazzesco, perché ancora lì vale il principio del gol fatto in trasferta che vale il doppio, cioè non doveva subire gol, bastava un semplice 1-0. Sì, il tuo racconto è bellissimo, però a questo punto qualcuno dice che cosa stiamo aspettando per togliere. Calma, salutiamo calma. Gli amici di Paternò, speriamo, chiaramente, attenzione, tutti... senza voler togliere nulla. Allora, però aspetta un attimo, lo facciamo dopo la pausa, perché dobbiamo anche sistemare, penso, una telecamera per poter fare vedere magari più da vicino questa opera d'arte che stiamo per fare. Allora, visto che possiamo andare in pubblicità, così cerchiamo di c'è. Che cosa abbiamo? Vediamo cosa ci fanno vedere dalla regia. I gol. Ci vediamo i gol? Li mandiamo, ma li commentiamo noi da studio. Quindi, come un filmato, diciamo, da commentare. Eccolo qui. Ci sono queste belle immagini che ci portano. Siamo in estate qua quasi. Qui c'è il gol di Bocic. Qua stiamo parlando ovviamente di gestione Tabbiani. Sì. E poi c'è il gol di Sarao. Giocatori che Castellini. Non sono più pensavo fosse Catania-Messina ancora, no, perché il 2-0 col Messina segnò Sarau. Sì. Qui siamo col Picerno, doppietta di Deli, dopo il gol di Castellini, anzi forse questo è autogol, comunque poi c'è il gol di Deli, che è questo, il gol del 3-2, e qui era Zeoli in panchina. Perché Tabbiani scontava una... Tabbiani era già a casa. Zeoli guidò la partita di Coppa Italia. Qui già siamo con Lucarelli. Catania Crotone 3-3, gol di De Luca, poi abbiamo il gol di Dubiscas. Vediamo anche il replay, rarità. Perché abbiamo voluto diciamo, far apprezzare la casa. E poi di Carmine, sì. 3-3, poi il Catania vinse ai calci rigore. E questo è l'ultimo rigore calciato, perché poi ce n'è un altro sbagliato però dal Crotone. Subito dopo le immagini di esultanza alla fine della partita. Poi abbiamo Catania Pescara. Ancora qui siamo. 2-0 ancora Castellini. E poi ci sarà Zammarini, il gol del 2-0 sarà di Zammarini.
questo schema pallina attiva con il gol di Castellini, e questo è il raddoppio di Zammarini col Catania che accede alle semifinali grazie a questa vittoria. Di nuovo riproposta l'azione, Zanellato, Zammarini. Nel ragionamento che abbiamo fatto, Alessandro, sono tanti giocatori che sì, non giocano non più sono con il Catania adesso. Sì, ho visto Deli, Dubiscas, gol realizzati tanti. Qui siamo invece partita con il Rimini. Questa è la partita di ritorno, il gol di Cicerelli su assist di Sturaro. E poi il raddoppio, eccolo qui, Castellini. Il siluro di Alessio Castellini. Tutti bei gol, pazzesco, pazzesco. Questo probabilmente è il più bello dell'anno. Non ci sono dubbi. E qui l'andata a Padova, il gol di Monaco di cui parlavamo prima. Errore qui sicuramente del portiere. E rivedremo anche i gol comunque di ieri sera, perché poi Monaco ci ha messo lo zampino anche sul gol anche di ieri, Marsura. Di Marsura, sì. E i gol di ieri di Carmine, l'1-1. Con questo incidente in copertura assicurativa, poi abbiamo Cicerelli in chiusura di primo tempo. Qui bravo Zammarini a leggere perfettamente il movimento di Cicerelli, a servirlo con i tempi giusti. Qui Monaco Marsura e siamo allo scadere dei 90. L'ossigeno, la bombola d'ossigeno per il Catania, che ha consentito appunto di allungare la partita ai supplementari. E qui l'apoteosi con Quaini, Marsura e Rocco Costantino. Io volevo fare una considerazione con Angelo, questa e è la grafica. Il compendio che ci legge Naomi nel dettaglio del cammino in Coppa Italia del Catania. Con la partita Catania-Messina, e l'aiuto della regia che mi fornisce la grafica, Catania-Messina finita 2-1, Catania-Picerno 3-2, Catania-Crotone 3-3, Catania-Pescara 2-0, Rimini-Catania 1-0, Catania-Rimini 2-0, Padova-Catania 2-1, Catania-Padova 4-2. I migliori marcatori sono stati Castellini con 3 gol, Cicerelli con 2 gol e Di Carmine con 2 gol. Allora, abbiamo rivisto, abbiamo fatto un excursus su tutta la Coppa Italia. Angelo, la considerazione che facevamo è che ieri questa partita, per quegli episodi che sono verificati, sembrava che scrivessero un finale, cioè andavano verso un finale di questo tipo, perché a parte il gol subito dopo 3 minuti, però c'è stata questa reazione della squadra e poi i gol alla fine praticamente del primo tempo, alla fine dei tempi regolamentari, alla fine dei supplementari. Sì, ma la cosa incredibile è la fattura del quarto gol. Cioè il quarto gol, se lo andate a rivedere, è tutto quello che il Catania non è mai riuscito a fare in campionato. Palla. Cioè un'azione tutta di prima, spettacolare, con la deviazione finale del colpo di testa di Costantino, davvero è qualcosa di assolutamente inspiegabile rispetto a quello che si è visto non più tardi di qualche giorno prima. Perché questo gol è davvero, anche il gol di Cicerelli è molto bello, però questo qui è davvero un gol eccezionale. Uno, perché due, il passaggio è davvero delizioso, l'assist è davvero delizioso e poi il colpo di testa sembra una cosa semplice, ma non lo è affatto questa girata. Ma così, se Quaini non dà in quell'esatto momento il pallone, vanno in fuorigioco, quindi è stata una giocata perfetta anche proprio come scelta dei tempi di giocata, perché Varas, che poi è l'uomo del Padova che tiene in gioco Marsura, non fa in tempo a salire perché è stata perfetta la giocata di Quaini proprio con i tempi. Io rido perché già ti vedo senza bassetto. possiamo leggere un paio di messaggi soltanto, Naomi, nel frattempo. Non vedo l'ora. E poi andiamo in pubblicità. Sì, ieri abbiamo rischiato episodi di violenza domestica perché scrivono a Sira d'Andora contento che stavo ittando mio soggiro Baccuni. O forse voleva essere un pretesto per farlo con la giustificazione. Non si buttano le soggere dal balcone. Solo promesse per Patanè, Gagliano, Vagli Segni, Micale. Naomi cosa promette? Io prometto che abbasserò le tasse. Buonasera, grande Catania. Patanè, ti amo anche senza giubbotto. Anche i giocatori del Padova sono tornati a casa con un trofeo, la gamba di Cianci, scrive Mario. Una promessa già c'è con Patanè. Se il Catania sarà in bici, coloriamo la testa rosso azzurro, l'amico della scala, lui sa e può confermare. So chi è l'amico della scala. È vero? So chi è, vero? Ecco. Lo possiamo fare.
Secondo me anche lui a capelli non è messo benissimo. L'amico della scala. Promesse ovunque, Patanè, mi auguro tu te le ricordi tutte queste promesse, perché comunque a proposito delle discussioni, questa coppa è importante o meno, scrivono tra Avilla e non Avilla, meglio Avilla, a faccia Remmiriusi, Carmelo da Catania, a così non si può campare, ora spacchiamo il campionato, a prescindere sempre forza Catania. Da oggi in poi solo un mantra, crederci, e ha ribattuto chi molla, salvo Tribuna B. Adesso è il momento più atteso, in realtà è quello stasera, di tagliare le orribili basette al commissario Basettoni, sembrerà QB ditto, e per il momento mi fermo qua. Grazie, allora pubblicità, fra poco vedremo questo grande momento di televisione, fra pochissimo. Allora, ecco, ci siamo tornati in diretta per vedere questo momento di altissima televisione, perché le scommesse si pagano. In questo momento la paga Alessandro questa scommessa. E io so che la paga volentieri. C'è il nostro amico Fino alla Leggia che ti segue mentre tu ti alzi. Esatto, adesso vengono da te. Il Figaro è la situazione. Adesso non so se andiamo a trovare. Vediamo cosa dicono anche i cugini di questo momento così importante. Andiamo da loro, ragazzi. Ragazzi, che sgarro qualcosa, siamo pronti. Esatto. Andiamo da Patanè. A me questa storia. Al contrario, storia, però Patanè. Questa storia, io Alessandro te li farei un po' così altine, no? Perché mi sembra che sia. Ma mi ha dato una cosa. Cugini, questa storia non va. Mi pare che non si può fare questa cosa, dai. Mi ha dato una cosa che non funziona. Non funziona. Ho fatto il pieno, Voglio. Ce ne abbiamo una? Sì, cioè, però sta funzionando, dai, stiamo cominciando. Se i cugini mi forniscono uno che funzioni, perché qua mi pare che Alessandro sia messo. Mi volevo fare proprio arrivare così, antrasato. Una sfumaturina di quelle giuste, che però evidentemente hanno bisogno di un altro tipo di manovella. E allora facciamo una cosa. Tu continua, tu stai lì. Tu continua, nel frattempo io con Michele torno a parlare. Esatto. In attesa che arrivino anche evidentemente. Scusa, i rumori molesti, ma non c'è alternativa. Vabbè, Angelo, torniamo di nuovo brevemente alla partita di ieri. Cioè, guarda, è scarso anche come Figaro. Cioè, manco a tagliare le basette. Chiamiamo i cugini di supporto, adesso ci porteranno un altro taglia basette, però insomma ci sta lavorando, lui si sta impegnando. Sta sudando freddo, non si può fare il bagnato. Lui l'aveva fatta veloce. Sembra una cosa che si potesse fare. Finisce la puntata, vabbè. Tu continua. Nel frattempo noi andiamo avanti, Angelo, dicevamo, questa partita secondo te, allora per quello che sarà poi la parte conclusiva della stagione, che tipo di impatto può avere e se avrà secondo te un impatto non solo sulla testa ma anche sulle gambe dei giocatori? È l'ultima domanda che mi dovevi fare. Perché, Angelo? Quando si parla del Catania, poi dopo una vittoria, poi di solito succedono tragedie, per cui può darsi che in questo caso sta cambiando tutto. Qua la tragedia è in corso in questo momento, stiamo chiamando l'Avis direttamente perché ne uscirà... No, non penso. Ce la può fare, sembra un rumore la zanzara notturna. Da questa parte c'è riuscito. Stavamo dicendo, meglio non parlare in questo momento. È bene che... Certo, la squadra dovrebbe prendere coscienza finalmente di quello che vale. Credo che migliore occasione di questa, come la vittoria di una coppa, in questa maniera non ci poteva essere. Adesso vediamo cosa succede proprio la partita successiva, che guarda caso, sempre in quel famoso disegno di Hitchcock in compagnia di Dario Argento, di chi volete voi, ha disegnato una cosa pazzesca, perché
Sì, io penso che in 12 anni riusciremo a vedere la, no, però, la basetta verrà completata. È riuscito, dai. Cioè, ora, è difficile parlare seriamente quando sono scene di questo tipo. Lo capisco, però dai, io perdo la concentrazione, non riesco ad andare avanti. Di ferro. Cioè, anche perché la, barba, no? La lavetta è una chiavica, come si dice a Napoli, perché non taglia completamente. Non taglia bene, bene, bene. Ma ce l'ha peggio. Io sto facendo qua la teca con le Probabilmente Alessandro ha scelto questo tipo, diciamo, di taglia basette perché per allungare il brodo, non solo, ma per evitare anche di andare incontro a spiacevoli inconvenienti, no? Nelle mani di cosa ci dicono? Continuano ad arrivare i messaggi. Vabbè, comunque, a parte questo momento, come sempre, vabbè, direttissimo alla televisione, cioè, ci lui passa la lametta perché... ma non succede nulla. No, è successo qualcosa. Mi sento scarnificato. Allora, cerchiamo di tornare alle cose. Sì. Allora, diciamo che in questo momento magari aspettiamo prima di trarre vediamo. Conclusioni. Diciamo che con questo famoso disegno particolare, però è chiaro che proprio la partita col Francavilla era la partita più importante che poteva venire dopo la Coppa Italia. Allora, Vagliasindi, diciamo, da una parte è stato ripulito nella... sul lato sinistro abbiamo risolto il problema. Da questo momento in poi ti giri così. Ecco, tutto benissimo. Il tempo, qua l'abbiamo dall'altra parte abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, ma la finiremo. Finiamo dopo. Adesso torniamo, sediamoci. Ogni promessa è debito. Torniamo a fare un po' i seri. Sì, una parola. Non è facile. Non so se adesso. Sì, siamo nelle condizioni adesso di tornare di nuovo da Naomi per dei messaggi, poi andiamo dai cugini per vedere le altre prime pagine, poi abbiamo le pagelle. Dobbiamo vedere anche le pagelle, dai. E che pagelle? Vediamo un po' le pagelle. Allora, Naomi. Scrivono. Salve da Iachino, Naomi, se andiamo in vita lo fai un bel tatuaggio? Certo, mamma, mi faccio il tatuaggio, non ho tatuaggi, quindi non mi pare promessa da fare. Altre invece mi chiedono se andiamo in B, Noemi in costume, come Sabrina Ferilli. Noemi può fare quello che vuole, infatti non sono io, perché io sono Naomi. Buonasera, ho comprato il giornale La Sicilia da tenere all'interno di una copertina plastificata come cimelio. Che gioia, saluti Lorenzo Fassari, salve, volevo sapere se il Catania arriva ai playoff, da dove inizia? Ottavi o quarti? Subito. Dalla fase nazionale. Ma parliamone più avanti. Ma ancora aspettiamo avanti. 4 punti, 3 punti più avanti. Dai, facciamo così. Sì. Finalmente Gagliano sorridente. Dai, stasera ci sta, dai. Buonasera a tutti, ieri imbazzì da gioia, non ci capì più niente. Continuate così ragazzi, anche a Francavilla non ci voglio capire più niente. L'importante è vincere, forza Catania, sempre e comunque, Seba da Vicenza. Grande. E con Seba chiudiamo. Ci fermiamo in questo momento, andiamo dai cugini adesso per vedere le altre prime pagine. Esatto, ma mai ci saremmo sognati che noi non eravamo il momento più serio. Comunque, passiamo a... Vi abbiamo usurpato il trono. Ma la grande, direi anche. Passiamo da testate internazionali, andiamo al The Course Independence, che titola I'm troppo... ovviamente c'è un'intervista allo zio Rosso, di Uncle Ross Pellegra. I'm Trop Created, Vincere di Coppa Italia, Manzunava a Notti, This is a gioia troppo big. Beh. E poi un inserto dice Catania is a the cup on the sky, the Catania team vinceu d'Italia cup and now sa salvare, tu iri forward to the playoff. Questa è una tipica espressione anglosassone. Abbiamo un giornale nuovo, dato la partita che è finita, una partita thrilling, che è l'Infarto Quotidiano. Infarto Quotidiano. Il Catania si incorona campione, ma saltano le coronarie. Gol al 44esimo, all'88esimo e al 120esimo. Già nella notte superati il record di presenze nelle parti di cardiologia dei nosocomi etnei. Abbiamo una notizia in basso, un trafiletto importante però. Come gestire le palpitazioni durante le partite. Ci racconta tutto il massimo esperto mondiale in materia, il cardiologo di Patanè. Lui è il massimo esperto. Ce n'è un altro di quelli. Ce n'è un altro, ovviamente, ed è il Corriere della Fera, che intitola Catania, la briscola è a coppa. Il Catania ci abbia 4 carichi e vince la Coppa Italia. Abbiamo l'intervista quadrupla di Naomi Moschitta con i 4 protagonisti, che sono la prima donna di coppe di Carmine, il cavallo di coppe Cicerelli, il re di coppe Marsura e l'asso di coppe Costantino, come si può vedere nelle immagini raffigurate nelle carte da gioco. Andiamo subito invece alla parte sportiva e abbiamo il punto di Patanè.
io non so fare l'imitazione come fa Ciccio, quindi lo dico normale. La vittoria contro il Padova ci ha regalato una coppa incredibile. L'articolo completo nel giornale di oggi, domani e dopodomani. C'è tempo direttamente. C'è tempo per leggere. Esatto. Quindi perché è stata una partita fino ai supplementari, quindi ha voglia di scrivere. Vagliasindi esulta. La vittoria del trofeo è meritatissima, nonostante in squadra non vi sia un direttore sportivo. È giusto, corretto. Allora. Abbiamo anche la gioia di Gagliano, perché anche lui si scompone. Il noto presentatore, però, ci spiega come riuscire a rimanere composti durante una diretta, reprimendo l'istinto di tari schigli per esultare e di sventolare la cravatta a uso bannello. Lui, col classico aplomb da giornalista, ci riesce benissimo. Abbiamo invece una considerazione, sì, Davide. Sì. Uno dei nostri assicutower, abbiamo scelto come osservazione quella di Fabio Suma, che ci scrive: torniamo sui cugini, ai giocatori non fate capire che le prossime partite sono di campionato, ditegli che sono un proseguimento della Coppa Italia. Ci sta. Questa è una bella soluzione, io lo farei. Non è male, grazie ragazzi. Fra poco, prima c'è la pubblicità, poi ci sono le pagelle e poi le contropagelle, torneremo da voi, tutto questo fra pochissimo. Ultimo segmento di corner. Ho preso il decespugliatore, adesso c'è riuscito, il culetto di un bambino. Angelo, c'è qualcuno che sa dare punti di sutura? Perché ci siamo organizzati. Un pronto soccorso. Ho preso il decespugliatore, adesso va bene. Posso leggere un messaggio che è arrivato? Scrivono, non è la macchinetta che non funziona, ci vuole un flex. Esatto. Decespugliatore. Ora capite perché le tenevo lunghe. Esattamente. Un problema. Allora, adesso vediamo le pagelle. Andiamo da Naomi per le pagelle. Cominciamo dal migliore? Come sempre, dal migliore. E il migliore è proprio lui, Davide Marsura, con voto 8. Scrivono, è il nostro Davide che stende al tappeto Golia. In regime di superiorità numerica diventa il fattore che inesorabilmente sgretola la resistenza avversaria. Torrente gli dirotta in marcatura il miglior difensore, Faedo, ma il passo e l'estro di Marsura sono di categoria superiore ed in tutti gli highlights decisivi c'è la sua firma. E andando al campetto, anche a Zeoli viene attribuito da Vagliasindi lo stesso voto 8, poi 5 per Albertoni, 5 e mezzo a Castellini, 6 e mezzo a Chiarella, 6 e mezzo per Monaco, 6 per Contec, 6 e mezzo per Celli, 6 anche a Bua, 6 e mezzo a Rapisarda, 6 per Peralta, 6 e mezzo a Chico, 7 e mezzo a Zammarini e anche a Quaini e Cicerelli, 8 a Marsura, 6 e mezzo per Cianci, 8 per Costantino che entra al suo posto, 6 e mezzo a Di Carmine. Allora, questo è il resoconto di una partita che evidentemente presenta bei voti, anche se c'è qualche piccola insufficienza. Purtroppo. Qualche mancanza c'è. E qui, se proprio dobbiamo andare a cercare il neo, può essere un problema, perché si è deciso di far giocare Albertoni con Furlan disponibile. Ricordiamo che Furlan è squalificato in campionato, ma non in Coppa Italia. Non vorrei che questa, insomma, alternanza possa far male a entrambi i portieri. I portieri, lo sappiamo, quando il portiere è il titolare, è titolare. È un ruolo troppo delicato. Ma magari per poter... torna a Beders presto. Ma ancora non è ancora, non è ancora tempo. Forse per i play-off magari c'è qualche speranza. L'ultima di campionato sicuramente non è stata foriera di grandi auspici. Sono d'accordo, però se scegli un titolare devi dare fiducia al titolare e l'altro fa il dodicesimo. Se fai giocare 4 partite a Albertoni, poi 4 a Furlan, poi 3 ad Albertoni, rischi di smontarli tutti e due. Comunque, cioè, il problema non l'unico si neo perché mi sembra che Furlan sia squalificato in campionato. Ieri era disponibile. Sì, vabbè, ma tutte le squadre, buona parte delle squadre, per esempio in Coppa fanno giocare il secondo portiere, non anche il portiere Paolo titolare. No, questo sto parlando naturalmente di campionati Furlan superiori. All'andata ha giocato Furlan a Padova, ma era una delle prime apparizioni. Vediamo quello che andrà a capitare. Certo che l'ultima apparizione, la mia è una considerazione più ampia, non riguarda la partita di ieri sera, che ripeto, poi chiaramente le valutazioni fa l'allenatore. Ieri ha preparato e gestito la partita perfettamente Michele Zeoli, gli faccio veramente i complimenti, però questo discorso del portiere è un qualcosa. Poi ci torneremo su questo tema, magari ci torniamo adesso, però vorrei vedere le contropagelle subito, così vediamo se siamo d'accordo con i cugini. Torniamo da loro e vediamo
Ma poi questi cugini cambiano. Sì. Cioè, nel senso che ha una formazione tipo, non so, sapete i gruppi musicali come, che ogni tanto come diceva Lidl, panchina lunga. Esatto, sì, esatto, panchina lunga. È una famiglia vasta. Come diceva l'Alfa Romeo, fasatura variabile, questa qui. Allora, sentiamo e vediamo cosa. Ok, Davide, lanciamo queste pagelle. E lanciamole. Gioia della società. Ravissada 8. Il primo giocatore di Catania, Catanisi, a chi sarà una coppa. Scelli 7. Magari tu passi buono. Zammarini 9. Lassava la macchina via Chisere e se ne tornava a casa curendo. A ruota casa si finisce in cugina lo palazzo. Se io a cuccare quaccio, a mattina sarò sbigliato a Sangono. Di chi si mise a curare magari non sonno. Forest Zam, Cicerelli 7, da cappata a decisivo grazie a Mosher gol, Di Cammine 7, un gol fatto, 120 minuti giocati e 14 fleboclisi in despogliatoi, Massura 9 e mezzo, a gennaio ci volevamo un buon racconto, arrestavo e arrisuttavo, e difensori vice imbriacare mancuso erano in Erasmus. Gol con una coscia più bella di Kid di Giovenek e assist che passa in cioccolatino Corum. Re Davide! Costantino 8! Fici un'intervista commovente, canifici chiangili. Certo, magari prima ne faceva chiangili, ma ora finalmente Fici più un gol decisivo. Rocco, donna a fare puttosa! Zeoli 8 e mezzo! Fici Ciasere, quaccio attaccante, magari 11 con già 11. A voleva vincere e a vinci io. Ora salvamone, grande Michele! Allora, grazie. Odio di un certo spessore. Intanto voglio ricordare che le foto sono prese dalla pagina Facebook ufficiale del Catania FC. Bene. Davide ha una domanda. Sì, prima della domanda volevamo... volevamo incoraggiare Vagliasindi, abbiamo visto qui che era piuttosto spaventato durante vero, il taglio. Vero. Vogliamo tranquillizzare. Abbiamo chiamato già il medico reperibile, Massimo Facciale. Se avete bisogno di un barbiere d'emergenza, non chiamate Padre Neri. Vogliamo tranquillizzarlo, Padre Neri è arrivato fino al cranio, ma le basette esatto, ancora ci sono. Ancora. La domanda. Ci scrive Amanda dall'Irlanda, originaria dall'Uganda, ma residente in Piazza Iolanda, ed ha una domanda per il direttore Michele. Vai. Ieri il commentatore Rai Rambaudi, durante i 90 minuti di telecronaca, ha detto: il Catania fa giocare Chiricò mezzala, il Catania fa giocare Chiricò dietro le punte, il Catania fa giocare Chiricò in posizione defilata, Chiricò una collocazione incomprensibile. Lei ha capito in che posizione ha giocato? Dove ha giocato in che Chiricò posizione ha giocato? Sempre le domande più complicate, ma arrivano sempre. Cioè, non ho capito per quale strano motivo, evidentemente. Sempre. Perché? Comunque, io dico semplicemente questo: alla fine, tranne Albertone, che voglio dire, ieri insomma, ha fatto una prestazione un po' deficitaria, perché un po' impacciata. Nonostante il cronista Rai abbia detto che d'impeto ha detto una cosa incredibile, che la prima parata di Albertone era stata eccezionale, quella da cui era nato il gol, e non so che cosa avesse bevuto prima lui perché voglio dire aveva fatto un errore clamoroso, ha bevuto questo. Comunque ieri comunque Chiricò secondo me ha giocato una buona partita, fra l'altro è stato determinante nel cross del 3-2 nel 3-2 è stato determinante, quindi può darsi che anche lui stia ritrovando la strada maestra per tornare in forma. La considerazione che ci faceva l'amica di Piazza Iolanda, Uganda, eccetera, eccetera. quando è entrato in campo, noi abbiamo avuto la percezione che fosse un 4-4-2 con Chiricò esterno a destra dei quattro e i due attaccanti. Questa è la sensazione che a un certo punto, Zeoli abbia cambiato un po' l'impianto tattico. Poi ve l'abbiamo visto partire anche da più interno, quasi la posizione di mezzala. Ma abbiamo visto dare anche una mano alla difesa in alcuni frangenti. Allora, sicuramente il Catania c'è stata una fase della partita in cui spingeva prevalentemente a sinistra. Con l'ingresso di Ravisarda e Chiricò è riuscito a bilanciare più equilibrio. Lo sviluppo della certo manovra. Che pagava un dazio, inutile nascondere queste cose dietro un dito. No, Chiricò ha pagato una punizione che è durata una partita e mezzo, quasi due.
ed è stato poi in un certo qual senso riabilitato nella partita più importante. Lui ci teneva moltissimo a giocare quella partita, ricordiamo che lui ha alzato la Coppa Italia col Padova, è un giocatore che a Padova ha lasciato un ricordo eccezionale. No, lì quando siamo andati a fare la trasferta, la prima di Coppa Italia, Chirico è stato accolto come un'autentica star, e fa specie che poi questo Chirico lo abbiamo visto soltanto nella parte iniziale di questo campionato. Ma speriamo di ritrovare una parte finale, non sarebbe male. Allora vediamo adesso il calendario del Catania e il prossimo avversario. Sì. Andiamo da Naomi. Questi sono i prossimi impegni che coinvolgeranno il Catania, a partire da domenica 7 aprile ore 18:30 con Virtus Francavilla Catania, proseguendo con domenica 14 aprile alle 20:45 il derby Catania Messina, domenica 21 aprile ore 20 c'è Sorrento Catania, e a chiudere la stagione regolamentare sabato 27 aprile ore 18:30 la partita Catania Benevento. Ma Catania comunque può sistemare questa partita nel senso globale. Già con una buona prestazione a Francavilla mi sa che poi tutto potrebbe essere agevolmente risolto. E non dover pensare all'ultima partita col Benevento. Sì, anche se il Benevento comunque in ogni caso l'ultima partita credo che non dovrebbe... Attenzione, perché l'Avellino gli insidia il secondo posto, quindi... Il fatto che il Benevento abbia rallentato non è un bene. Velocemente la classifica, perché poi dobbiamo vedere anche il prossimo avversario. Dovrebbe avere un po' di punti di vantaggio rispetto all'Avellino. No, non tanti. Ora vediamo se... Credo due. Ora ne ha due. Eccolo qui. Esatto, 62-60. 62-60. La questione è che il Virtus ha perso nel derby contro il Brindisi. Sì. E per loro sarà una partita. Adesso torniamo a seri. Possiamo fare un ragionamento velocissimo, perché chiaramente i tempi... No, se restiamo con la classifica. Se restiamo con la classifica. Sulla classifica, sì. Un attimo. Ricordate che i play-out non si disputano in caso di vantaggio... Supererà 8 punti. Da 8 punti in su. Quindi in questo momento non si disputa il play-out Turris-Monterosi, si disputa il play-out Monopoli-Francavilla. Ma nella malaugurata ipotesi in cui Turris e Monopoli raggiungano e superino il Catania avrebbe in questo momento 9 punti di vantaggio sul Francavilla, quindi più degli 8 punti di qui sopra. Quindi significa che un risultato a Francavilla vale tantissimo. Certo. Vale tantissimo. Grazie per questo chiarimento, Alessandro. Il prossimo avversario, che è la Virtus Francavilla. Velocemente, che in 17 partite giocate in casa ha riportato 6 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, 19 gol effettuati, 19 gol subiti. Rendimento interno dell'ultima partita: Virtus Francavilla Monopoli 0-0, Virtus Francavilla Latina 1-0, Virtus Avellino 0-0, Virtus Monterosi Tuscia 2-0. I migliori marcatori sono stati Artistico con 11 gol effettuati e Polidori con 7 gol. Dato sensibile, in casa non subisce gol dal 13 gennaio. Virtus Francavilla Benevento finita 1-0. Questo è un dato davvero da tenere d'occhio. Quasi 3 mesi di imbattibilità, però sai, poi a lungo andare prima o poi c'è sempre il momento in cui si Sicuramente si è ribaltata l'inerzia rispetto a dopo Catania Giuliano, perché poi il Francavilla ha perso a Brindisi, il Catania ha battuto il Padova, quindi l'aspetto mentale si è completamente invertito. Siamo in chiusura, voglio assolutamente sentire un paio di messaggi. Scrivono: ma come potete agghiunnare una trasmissione con quel pupetto scorticato? Meno male che abbi Dizza, che Basetti o senza è un dato di fatto. Siete grandi, acchiappiamo questa sera, Maglia Cindy. Poi questa Coppa Italia Rossazzurra è la prima nella storia del calcio Catania. Adesso pensiamo a salvarci per poter affrontare i playoff con grande forza e coraggio. Maria da Lineri. Poi tutti a festeggiare la Coppa del Nonno. Mamma mia, che provinciali. Scusaci, uomo di città. Padova, per caso? Scusate, ma Padanè, dovrebbe essere pratico ad usare il rasoio. I capiti? Chiudiamo con "In English they say we did it". In Italia si dice "Ciao fichumo". E per oggi è tutto. Grazie a Naomi. Siamo davvero in conclusione di serata. Ringraziamo i cugini. Buonasera, grazie ragazzi. Ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima. Ricordate, siamo qui lunedì sera. Sì, lo dico sì, a voi, lo dico anche ci a Gianni. Vediamo al ristorante. Esattamente. Lunedì sera ci vediamo qui alle 20:45. Al ristorante. Angelo, non ci vediamo domenica. 20:45 per corner. Non dobbiamo più ubriacarci di questa vittoria. Ci vediamo domenica pomeriggio. Alle 18:00 la partita, 18:00 comincia diretta stadio. Okay. Cominciamo e sarà probabilmente davvero
una partita importante tanto quanto questa finale Coppa Italia, perché da lì può cominciare la vera svolta del Catania. Bene, possiamo dire che ci attendono finalmente delle settimane tipo partita, esatto, fine, esatto, settimana, corner lunedì e basta. Devo aggiungere che venerdì c'è Marco Carli, certo, con quello, preview, ci mancherebbe altro. Grazie all'Angelo Michele per essere, grazie, stato con voi. Noi. Grazie Naomi. Grazie a voi. Buonasera a tutti, devo ringraziare in regia Gaetano Marano, ovviamente fino alla regia, e all'audio Ottavio Longo. E fammi salutare le mie basette. Grazie. Salutare. Grazie ancora, una buona serata, fra poco c'è il telegiornale.